me lo spieghi cosa stai facendo, ma soprattutto perché mi hai fatto venire qui? Adesso te lo spiego, tu nel frattempo fai l'intro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con i miei cugini. Oh raga, però dai, dovete essere operativi. Con il mio cugino. Ah, dovevo finirla io stavolta. Sì. Ah, mannaggia. Me lo spieghi perché siamo qui nel parcheggio di un centro commerciale? Prima cosa perché voglio un gelatino o qualcosa da bere. Seconda cosa perché sta cominciando la scuola. Va bene per la cosa da bere, per il gelatino, perché anch'io ho sete e mi voglio rinfrescare un po'. Ma cosa c'entra la scuola? Ci devi comprare le cose perché io non ho un soldo. Ragazzi, non guardate me perché non ho mai avuto un soldo nella mia vita. Non capisco, ragazzi, secondo quale logica io dovrei comprare le cose a voi della scuola? Cioè, perché non ho intenzione di spendere soldi che poi ogni volta va a finire che pago sempre io, no? Che poi spiegami, perché devo pagare io? Perché sei Vito. Che vuol dire sei Vito? Se ti chiamavi Manu, non pagavi. E nemmeno se ti chiamavi Alessio, Vito. Ma che logica è? Che logica è? Cioè, io mi chiamo Vito e devo pagare. Ma non ha senso questa cosa. No, 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 ragazzi, per favore. Ma perché devo pagare sempre io tutto? Perché sei re, sei ricco. Perché non apri uno di quei bauli d'oro che hai conservato? Ma quali bauli d'oro? Il mio bis nonno non mi ha lasciato una moneta d'oro. Vichinghi, spollisciate, così il nostro Vito capisce che ci deve comprare le cose per la scuola. Lo sapevo, vabbè. Ok, va bene, facciamo così. Prima andiamo al centro commerciale, compriamo qualcosa da bere perché sto morendo di sete. E poi forse se mi convinco vi compro qualcosina, ma giusto qualcosina. Sì, sì, soltanto qualcosina. Soltanto qualcosina. Manu? Ma dove vai con questa mascherina che sembra un pannolino? Non lo so, mi sta grande, ok? poverino, gli sta veramente grande. Te ne faccio fare una su misura. Non ho capito perché mi hai portato in questo reparto. Quanti giocattoli che ci sono! Sì, ma noi non dovevamo comprare i giocattoli, ma le cose della scuola. E quanti mi servono per la scuola? Ma cosa ti servono per la scuola? Per scrivere! Ma non puoi scrivere con il Nerf! Sì, mi faccio il cium, cium, cium. Andiamo, dai, andiamo, sbrigati. Addio Nerf, ci rivediamo! Questa serve a me, devo fare la fotocopia. Prendi, prendi, dai, prendi la 4, dai. Poi dividiamo i fogli che servono anche a me. Vito, la pedana è tua, è pesante. E dammi qua, dammi. Cominciamo, un carrello mi state facendo diventare. Finalmente, ragazzi, abbiamo trovato un carrellino. Sei contento, Alessio? Mister Carrellino. Mister Carrellino, Manu, cosa c'è? Le bottigliette. No, una bottiglietta devi prendere, non tutta la confezione. Prendi una bottiglietta che c'ho sete. Che stai facendo? Dobbiamo prendere farina. Ma che c'entra la farina? Che devi fare con la farina? Mi faccio una bella crostina. La crostina a scuola? E almeno un budino? Ma quale budino? Al cioccolato. Ma quale cioccolato? Andiamo. Ragazzi, io sto impazzendo oggi. Purtroppo lo sapevo. Venire al centro commerciale con i miei cugini non è stata per niente una buona idea. I colori, 6 pacchi. Ma quale 6 pacchi di colori? Uno ti basta. Che devi fare con 6 pacchi? Metti che il mio compagno non ha i colori. E che fai? Glielo devo regalare io. No, io. Ma che c'è? Con i miei soldi smetti, un pacco ti basta. Uno. Mi spieghi cosa ci fai col metro? Misura la mia intelligenza. Misuri la tua intelligenza? 100%. Te lo dico io quant'è. 3 centimetri, anzi 4, qua, guarda. Esatto. 4 centimetri. Visto, guarda, prende tutto il cranio. Posa qui. Non mi fare spendere soldi inutili. Io sto per impazzire, ragazzi. Oltre alla confusione, il caldo. Loro mi fanno spendere pure i soldi. Posa questo martello, che ne devi fare? Vito, ho trovato qualcosa utilissimo. Sentiamo. Questo. Ma questo è uno sturalavandini. Che cosa ci devi fare con questo? Metti che si ottura il bagno. Ma posa qui, non sei un idraulico. Io sono venuto qui per comprarti qualcosa di veramente utile. Non cose che non ti servono o che non sai usare. Ok, allora il coso per la doccia. No, no, la doccia te la fai a casa. Via, una borraccia la puoi prendere. Prenditi quella che vuoi. Io prenderei questa blu, che mi piace di più. Mettila nel carrello. A te che devo comprare? Un computer. Ma quale computer? Oh, non scherzare. Vito, secondo te è meglio quello al mentolo oppure quello senza mentolo? Ma che devi fare con la schiuma da barba? Quest'anno voglio essere bello sistemato. Ma tu non ce l'hai la barba. Posa qui, non ce l'hai tu la barba. È inutile che ti compri la schiuma. Per te. Ma io non me la tolgo la barba. Dovresti, per essere più bello. Non te lo vorrei dire, ma l'ultima volta che ho tolto tutta la barba sembravo un pesce lesso. Non lo farò mai più. Ragazzi, sono veramente stanchissimo. Sono esausto, non vedo l'ora di uscire. Ai, ai, ma che fai, Manu? Sembra un teletubbies. Mi hai fatto malissimo, perché mi hai attaccato il coso in testa? Che poi non si attacca. Vito, ti stava bene, sembra un teletubbies. Teletubbies ci sarai tu con questa maglietta blu. Tinky Winky. Posa qui. Perché hai messo quel bracciale di nastro nel polso? È la nuova moda. Ma quale moda? Questa la chiami moda? Certo che è moda, guarda che bello. Un nastro da imballaggio al polso? Ma certo che voi giovani d'oggi siete veramente strani. Ma poi a cosa ti serve sto nastro? Questo serve per quelli che parlano tanto come te. Vuoi provare?
No, non ci tengo. Mettilo nel carrello. E meno male che dovevamo comprare poche cose, eh? Dai, fai vedere tutto quello che mi hai fatto comprare. Questo è mio, perché ci sono molto gli Avengers. Il quaderno dei supereroi. Ma perché tu credi di essere un supereroe, Manu? Iron Man. Il mio preferito. Io sono Iron Man, guarda come volo. Qua l'unica cosa che hai fatto volare sono i miei soldi, Manu. Anziché non fare nulla, tieni. Vito, ti ricordi di lui? E certo, come dimenticare Spider-Man. Tieni. Ci hai fatto. E tu fai il carrello. Questo è per me, che quest'anno va alle superiori. Quest'anno va alle superiori. È diventato tutto intellettuale. Questo è un imbianchino. L'imbianchino, il correttore. Quale imbianchino? L'imbianchino è quello che ti pittura la casa. Infatti. Per me, grazie. Ci sono i colori a spirito che sono per me. I colori a spirito, guardate quante cose mi ha fatto comprare. Questo qui è lo scotch lunghino. Il whisky, lo scotch. Il nastro trasparente. Questo non so che cos'è. L'evidenziatore. Aspetta, lui non lo sa dire evidenziatore, dillo. Evidenziatore. Come? Aspetta, no. Evidenziatore. Come? Evidenziatore. Aspetta, l'ha detto, raga. L'ha detto. Prova a dirlo più veloce. Evidenziatore. Di nuovo. Evidenziatore. 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 Ale, quanto abbiamo speso più o meno? Non mi interessa, tanto non li ho spesi io. E certo. Ho trovato dei temperini. I temperini pure. Dopo abbiamo i colori a matita. Certo, dopo quelli a spirito anche i colori a matita. Giusto, no? Sì, sì. Per dare un tocco di colore alla mia vita. Se vogliamo utilizzare una frase poetica, no? Sì. Questa è la gomma di Topolino. La gomma di... Oh, ma non c'è bisogno che la infili dentro la videocamera. Aspetta, te ne ho comprate due di queste, se non sbaglio. Abbiamo un'altra gomma di Topolino. Dopo questi sono i post-it. I post-it? Per attaccare i miei impegni. Non è vero, in realtà, ragazzi, questo... Sei bugiardo, perché questi li ho presi per me. L'unica cosa che mi sono comprato io, a parte il gelato, è i post-it. Che impegni dovresti avere tu? Dopo ci sono le forbici. Per arrotondare la mia vita, per questo sono rotonde. Tieni. Forse è tutto, poi cosa c'è? Matite. E certo, le matite potevano mancare. Ragazzi, sto perdendo l'equilibrio. Ma dai, non fare così, sei bravo come carrello, Ale. Dopo abbiamo una penna cancellabile che non è per me, è per lui, perché io non sbaglio mai, mai. Non è vero, è per lui, ragazzi, l'abbiamo comprata per lui. Alessio non usa queste penne, vero? No, io non uso queste penne, lo sapevo quando ero piccolo. Dopo abbiamo il sacchetto. Ma non c'è bisogno di far vedere il sacchetto. Dopo abbiamo i quaderni, Ale, ce la fai? No, aspetta. Ragazzi, un intero blocco di quaderni. Tienili tu, dai. Si sta facendo i muscoli il nostro Manu. Che cosa stai facendo in quelli? Quattro. E a questo punto, cari vichinghi, vi starete chiedendo: e gli zaini? Lo zaino non lo prendo perché uso quello l'anno scorso. Infatti, è meglio così, perché io non ho intenzione di spendere pure i soldi dello Alessio, zaino. Ma tu vuoi spendere soldi a vita? Ma sinceramente ho visto uno zaino. No, nessuno zaino, va bene quello che hai. Costava poco. No, lascia stare che poi lo conosco io il poco. Hai visto? Anche il treno è passato. Avevo visto un bel diario dei supereroi. No, Manu, lascia stare il diario, non c'è bisogno. Impara a tenere tutto a mente, anche i compiti, così sviluppi la memoria. Io lo faccio per lui, ragazzi, non per risparmiare, che sia chiaro. Vogliamo ringraziarti per averci comprato le cose della scuola. Ah, no, non c'è bisogno, dai. Se no mi emoziono, mi commuovo, che sia mai. Io ti ringrazio pure, però il budino me lo potevi comprare. Ma quale budino? Comunque, ragazzi, per chi non lo sapesse, Manu è su Instagram. Correte a seguirlo, scrivete qui sotto Emanuel il vichingo, correte tutti a seguire Manu, mi raccomando. Vi aspetto su Instagram per le mie bellissime storie. E sarà anche su TikTok. Per questo video super costoso è tutto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e... Ciao!